Bentrovati a questo appuntamento con lo speciale Tg8, due gli ospiti di oggi, sono due sindaci, il sindaco di Pedara, Antonio Barbagallo, che è anche parlamentare regionale, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. E il sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Che è stato già assessore al bilancio del comune di Catania e ha sfruttato insomma, eh, questa esperienza come assessore al bilancio perché si è occupato a Catania del piano di risanamento e la stessa cosa ha fatto a Giarre. Eh, è stato agevolato in tal senso? Agevolato del lavoro che avevo fatto, questo eh. sì. Eh, Giarre ci troviamo in una condizione particolare: il piano di risanamento era stato già presentato, il legislatore ci ha dato la possibilità di rimodularlo, l'abbiamo fatto, il 27 gennaio è stato approvato dal Consiglio Comunale. E ora è alla valutazione del Ministero degli Interni. Eh, Peidara, le finanze come sono messe? Problemi eh. comuni agli altri comuni o state un po' meglio? Sicuramente problemi comuni agli altri comuni, però certamente noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto negli anni amministrazioni che si sono succedute nel tempo, che hanno avuto una particolare dedizione al risparmio e eh, all'oculatezza della gestione delle risorse, quindi io ho ereditato già una situazione ecco, non particolarmente complicata. E negli anni rappres abbiamo rappresentato in Sicilia una delle stazioni appaltanti più importanti in rapporto alla popolazione. Abbiamo quasi 30 opere pubbliche. Quasi 30 opere pubbliche, abbiamo toccato le parti della città più importanti, le piazze principali, il parco comunale, il cimitero, tutto quello che. come dire. il centro urbano è stato tutto. abbiamo rifatto il look alla città, e quindi continuiamo anche in questo scorcio di legislatura, di mandato amministrativo che resta. E... che si voterà il prossimo anno. Ancora c'è cioè un, diciamo, sì. un anno abbondante, diciamo. Questo un anno è qualcosa. Sì, sì, ma primavera 2015. Mentre a Giarra si sta lavorando a realizzare le cose perché c'erano un po' di incompiute, ha lavorato anche su queste incompiute? Sì, a Giarre si è iniziato da poco. Giarre eh. purtroppo era famosa per le incompiute, non per le 30 opere pubbliche eh, realizzate. Eh, siamo qua alla, quasi alla fine del completamento, so, ne è rimasta qualcuna. Una di queste è la possibilità perché ha una capacità di reddito autonomo e quindi stiamo immaginando di fare un progetto di finanza e la piscina. Ce n'è un'altra ancora, ma lì eh, abbiamo necessità di reperire fondi pubblici perché con le risorse nostre eh, non ce la facciamo, poi le nostre risorse sono contingentate per i problemi che ho detto, quindi la possibilità di dedicare una parte di queste alla, agli investimenti non c'è possibile un comune marino e un comune montano che, hanno, come dire, che devono fare i conti entrambi con il vulcano Etna e con oh, la cenere che di tanto in tanto ricade sui territori. Un po' di più forse aggiare e un po' meno a pedare? Sì, un po' di più agiare. Fortunatamente da quando è che mi sono insediato io non è mai successo. Ecco, ah. Mi auguro che sia così fino alla fine della, del mio mandato. Però è un dramma perché... Io ho fatto qualche comunicazione, anche qualche richiesta. Ritengo che questo evento debba essere visto, e lo dico al parlamentare regionale, debba essere visto come una sorta di calamità. I comuni con i fondi propri non ce la fanno a pulire il territorio. Ecco, mi auguro che se dovesse diventare un problema che si ripeta, la regione ci dia una mano. Proposto insomma di utilizzare questa cenere vulcanica come materiale per l'edilizia anziché portarlo in discarica, perché portare in discarica questo materiale significa costi anche piuttosto onerosi. Sì, ma lì c'è un problema della qualità del materiale, per arrivare ad essere utilizzato deve essere eh, pulito in un determinato modo, quindi quando rimane qualche giorno in strada poi diventa difficile utilizzarlo. Barbagallo, cosa ci dice lei? Dico che l'unico emendamento, emendamento che riguardava la cenere vulcanica nel bilancio della Regione 2013 era quello sottoscritto da me come primo firmatario. Siamo riusciti a dare un milione di euro ai comuni che erano stati colpiti dalla cenere vulcanica, in particolare quella della fascia ionica. E occorrerebbe un intervento strutturale eh, col contributo della protezione civile. Eh, a mio giudizio, bisogna organizzare una squadra che possa intervenire in qualsiasi momento perché quello che è successo a Giare dopo qualche mese è successo a Piedimonte Tenneo. E quindi, se riusciamo noi a organizzare come Protezione Civile, come Regione Siciliana, un parco mezzi, un parco uomini che possa intervenire in modo autosufficiente senza aggravare con gli enti locali di questo. Ehm, improvviso, onere economico, credo che se sia ecco, un atto di buona amministrazione. A Pedara ci sono stati dei problemi con la cenere o non lo vicinanza la vicinanza che sono ultimi, stata salvata? Sono amministratore da 18 anni. Da, negli ultimi 18 anni il vero problema fu l'alluvione. Eh, la grandine del 2007. Che fu un evento. Mh, non ricordo mai come dire grandine di 10-12 cm2, cose mai viste, per le abbiamo avuto il ristoro economico come gli altri 3-4 comuni, però è stata una, cosa, una sensazione eh, cose mai viste. Ecco. Presumo Beh. che entrambi avete seguito insomma, la vicenda dell'abolizione delle province, insomma, si parla di liberi consorsi, ancora non si hanno probabilmente le idee chiare, lei più approfonditamente ha seguito questa vicenda non solo da sindaco ma anche da parlamentare regionale, lei in qualche modo forse è preoccupato su quello che potrebbe arrivare dopo, è così? Sì, ho scritto una, mi sono permesso di scrivere una lettera al Presidente della regione ai parlamentari anche a, anche a Barbagallo hanno perché, risposto? Eh, no, non ha risposto nessuno qualcuno ah. ha, ripreso, ha, ha ripreso parte della mia lettera negli interventi in aula eh, perché avevo... non avete risposto al sindaco? Di... <ride> diciamo tante lettere è complicato rispondere però dico, erano degli spunti giusti di riflessione che abbiamo utilizzato in aula a, avevo, avevo delle perplessità che continuo ad avere a parte una valutazione ideale positiva rispetto alla possibilità di un'aggregazione di territorio che, dal punto di vista della storia, può essere omogenea, poi vi sono delle esigenze, e io lo dicevo nella, nella mia lettera: c'è un problema di distribuzione di entrate, e lì non, non si vede come. Io, Ritengo che sarà molto difficile farlo. La distribuzione dei debiti, come avverrà? Anche lì bisogna andare a capire. Facevo degli esempi: se eh, c'è un mutuo su, uno, su una scuola che è stata realizzata a Giarre, continueranno a pagarla i cittadini di Caltagirone o la deve pagare il mio libero consorzio se io dovessi decidere di andare da un'altra parte? E così per gli enti intermedi che hanno una base territoriale che rispetta quella della provincia. Se io ho un problema e dovessi costituire un mio libero consorzio con Riposto, Taormina, da quale direzione provinciale dei carabinieri dipenderò? Da quale direzione provinciale de, della guardia del fuoco, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza? A quale camera di commercio mi iscriverò? Ecco, tutte queste domande fino ad oggi non hanno avuto risposta. E cosa ne sarà dei dipendenti, ad esempio dei dipendenti comunali, ma anche delle partecipate? Cosa ci dice Barbagallo? Allora, io sono stato molto critico, pur essendo uno dei 39 parlamentari di maggioranza, sono stato molto critico su questo disegno di legge, pur condividendo l'esigenza che bisognava intervenire sulla materia, perché in nessuna parte d'Italia si sta votando, quindi votare in questa primavera per le province solo in Sicilia sarebbe stata una grande sconfitta per questa classe dirigente. Quindi, pur condividendo la necessità di intervenire dal punto di vista normativo, a me la riforma sembra inadeguata sotto una serie di profili. Il primo è quello relativo al numero delle città metropolitane. Eh, se il principio ispiratore della norma è stato quello del contenimento della spesa, della razionalizzazione dei costi, allora i, torni, i conti non tornano se in tutta Italia il disegno di legge del governo Letta, che ormai è, sta per andare in aula, prevede otto città metropolitane e in nessuna regione ne prevede due. In Sicilia soltanto farne tre mi sembra una previsione esagerata, avremo noi un terzo, delle, abbiamo un terzo delle città metropolitane di tutta l'Italia, eh, cioè in tutta l'Italia nove, noi solo tre, quindi il numero mi sembra spropositato. Mi sembra spropositata anche la logica di non prevedere una visione centralistica comunque dell'architettura amministrativa, cioè una classe dirigente che si ritiene tale avrebbe dovuto sentire la responsabilità di perimetrare. L'architettura la, istituzionale, cioè dire la città metropolitana di Catania dove arriva, dire il libero consorzio Etna se c'è dove arriva, dire se c'è un libero consorzio a Torino. Lasciare queste scelte ai due terzi dei consiglieri comunali o la scelta di un sindaco o di un comune isolato, mi sembra eh, azzardata, eh, anche perché. Dico, il presidente Crocetta in Aula ha fatto una serie di interventi secondo cui lui dice che i comuni saranno liberi, secondo l'addizione della norma, di poi aderire a un consorzio piuttosto che a un altro. Di aggregarsi in qualche modo. Io invece penso che anche secondo una logica, eh, come dire, di buonsenso, anche grammaticale, eh, liberi, sostantivo liberi, con, eh, come dire, eh, concorda con comuni, non concorda con. Come dire, cioè libere concorda con consorzi e non con comuni, quindi non è che sono i comuni liberi di fare quello che vogliono, sono i liberi consorzi dei comuni ma nell'ottica di uno Stato autonomista, di una regione autonomista libera dallo Stato centralista. No? Quindi È stata un po' travisata questa espressione e quindi crea, rischiamo di avere qualche problema di troppo. Dico, c'è un problema anche che bisogna valutare sulla... Conflitto di competenze che si instaura tra gli stessi soggetti. L'assemblea sarà composta da sindaci, i quali avranno un interesse particolare, che è quello che gli scaturisce dalle istanze della propria collettività, che dovrà essere contemperato con le istanze di tutta la provincia. Quindi bisogna a volte avere la forza e la capacità di prendere decisioni che andranno contro il proprio territorio a vantaggio di un altro. E sarà possibile farlo? Avremmo tutti la forza per poterlo fare? Tutte queste valutazioni. Non sono state poste. Cioè io dico che si doveva arrivare, idealmente dico sono d'accordo, ma si doveva arrivare dopo aver capito, valutato tutte le possibili alternative che vi erano, invece se, ci è sembrato a tutti, ma così è stato una cosa forzata, che è stato il frutto poi di una scelta in parte mediatica. Si può correre in qualche modo ai ripari? Molto dipenderà dalla maturità che avranno le classi dirigenti che oggi amministrano gli enti locali. Ad esempio, io sono molto preoccupato di quello che può succedere attorno al vulcano. L'Etna è una grandissima risorsa, probabilmente la risorsa turistica più importante che abbiamo in Sicilia. L'idea che possa essere frazionata la gestione dell'Etna è un incubo. E, mh, altre realtà simili come la Marbonata o. Qualche zona delle Alpi ha avuto grandissime difficoltà amministrative per aver avuto frazionato il proprio territorio. Se oggi noi frazioniamo l'Etna, secondo me sarebbe una grande sconfitta. E questo rischio c'è, perché potrebbe esserci una fascia ionica che si lega a Taormina Già nella pensione all'area metropolitana, pedala Trecastagno e Nicolosi, sono con la città metropolitana, quindi con Catania. Paternò potrebbe andare con Centuri per È qualcun molto altro. È probabile che la fascia delle Aci si metta per conto proprio, non entra nell'area metropolitana. Questo rischio c'è. Invece, secondo me, ecco, un buon riparo potrebbe essere quello che l'Etna faccia un libero consorzio unico, i 20 comuni del parco più l'Acese potrebbero fare un consorzio unico oppure addirittura che la città metropolitana di Catania gestisca tutto anche il terzo malletto. Sono due alternative, ma sono due alternative che salvano la soluzione, altrimenti il rischio è che veramente frazioniamo il territorio con eh, scelte drammatiche, perché Zafferane e Milo fuori, Ragalna fuori, Pedara con la città metropolitana, Giarre con Dormina, diventa veramente problematico, anche per l'attività la quotidiana di ogni giorno, le pratiche edilizie, l'imprenditore che deve andare al SUAP... Cioè la vita normale di ogni, di, del cittadino verrebbe stravolta. Quindi al momento insomma, regna un po' di confusione sotto, sotto questo profilo. E abbiamo sei mesi di tempo per, sinistri, è, per arrivare. Senti, Sentite, a proposito di problemi comuni, un problema comune è certamente la gestione dei rifiuti, eh, la raccolta differenziata. Entrambi viene fatta la raccolta differenziata sia a Petra che a Giarre? No, Giarre viene da una gestione in parte commissariale. Stiamo andando avanti in funzione di quell'ordinanza quell del Presidente della Regione. Eh, Abbiamo però, eh, una domanda cade a fagiolo, come si dice, qualche giorno fa ha già stabilito di partire in alcune zone del nostro territorio con la raccolta eh, differenziata in maniera sperimentale. A porta a porta oppure. Eh, dipenderà. Noi abbiamo provato un ambito di raccolta ottimale autonomo, non, si, non facciamo parte di una SRR, quindi saremmo un soggetto uh, autonomo, uh, avremmo, diciamo, un, un, per un periodo che speriamo possa essere il più breve possibile, ma partiremo così, con una zona mista. Nelle zone dove ad ogni abitazione corrisponde una famiglia avremo la raccolta porta a porta. Dove invece ci saranno i condomini, lì ci saranno dei cassonetti di prossimità, degli ecopunti. Ecco, quindi ci sarà un sistema intermedio. A Pedare invece che succede? A Pedare la facciamo da qualche anno. Con i eh, risultati? Siamo, abbiamo superato il 40%, abbiamo anche un centro comunale di raccolta che è attivo dal 2009. Certo abbiamo l'ambizione sempre di migliorare, in particolare come tutti i comuni dell'Interland catanese soffriamo di questi pendolari che passano dalla, dal nostro comune e gettano il sacchetto di spazzatura per strada, che è una tragedia, un problema di civiltà, di educazione, quindi bisogna incidere tanto soprattutto sulle generazioni più giovani, sperando che queste, queste vicende restino isolate e siano ricordi soltanto del passato. Sanzioni ne avete fatte in questi mesi? Nel... Ma nel 2013 abbiamo chiuso a 180 quindi che credo sia un risultato medio alto. Quest'anno ancora il report non l'ho chiesto. E i pendolari della spazzatura da quali comuni provengono? Eh, provengono da Nicolosi, da Trecastagni, da, eh, da... Da Giarre no, la domenica no. il sabato è una tragedia soprattutto nella bella stagione in autunno, in primavera perché alla scambagnata poi si abbina questo gesto di, di inciviltà eh, della, di gettare il sacchetto. I problemi delle amministrazioni comunali, dicevamo, sono comuni. C'è certamente quello delle finanze e si deve fare il conto anche con le tasse. Le tasse in alcuni casi devono essere aumentate. Poi cosa avete fatto? Io ce l'avevo al massimo quando mi sono insediato e sono rimasti al massimo, però eh. credo che il problema più grosso, almeno io, dopo tanti anni, è quello della gestione della solidarietà sociale dei minori, degli anziani, dei disabili. Eh, questo credo che ancora oggi è un servizio che continuano a fare i comuni, che sono la prima interfaccia del cittadino, però credo che dico, anche per la mia esperienza come amministratore occorrerebbe forse eh, affidare questi servizi a, person a del personale qualificato, psicologi, psicoterapeuti, perché i comuni rischiano che tra, tra con le esigenze di, di cassa e di finanza che abbiamo sempre più gravi e l'incompetenza del personale che è un servizio che non possono più fare. A Giarra invece a cosa Giarra accade? Purtroppo sono al massimo, eh, erano state deliberate dal vecchio Consiglio Comunale. Per il piano di sanamento non ne abbiamo preso atto, le abbiamo dovute rideliberare. Nel mio piano di sanamento vi è una scansione temporale che fa riferimento al 2016 e da quella data pensiamo di abbassarle. Prima non ce la facciamo purtroppo per la, la situazione che, che vi è. C'è una cosa che vi accomuna a tutti e due ex calciatori. Calciatori, insomma, abbiamo, ci siamo divertiti da ragazzi. Eh, ma lei diceva, insomma, in passato, diceva, io lavoro per hobby e invece gioco per lavoro. È così? Sì, è successo così i primi anni della mia attività professionale. Io guadagnavo col calcio, ma andavo a fare pratica professionale senza, senza prendere allora una lira. E allora ah. i, primi, i mobili dello studio li ho comprati con i soldi del calcio. Lei invece che, che ruolo giocava attaccante? attaccante. attaccante. Lei invece l'esterno rifasce. Anche lei riusciva a guadagnare qualcosa con. Dico, eh, guadagnavamo nel 92-93, 150.000 lire. Che, dico, a partire era un buon, una buona remuner remunerazione. Ricordi belli, spensierati. Ogni tanto saltavamo pure qualche giorno di scuola per fare le partite. Perché l'Eccellenza giocava eh, il campionato di Eccellenza si faceva il mercoledì e il giovedì, allora, quindi avevamo diritto a non andare a scuola. Se torniamo a parlare di politica, politica regionale e politica nazionale, avrete sicuramente eh, sentito e letto ehm, le iniziative che vuole portare avanti il governo Renzi, poi vi chiederò un giudizio sul governo Crocetta, cosa ne pensate? <ride> no. Associavo le idee perché mi accusano di, di essere troppo renziano nella mia uh -huh. attività amministrativa. Mi apprezza insomma questo modo? No, mi questo piace, mi piace, è chiaro che piace la, la determinazione nella scelta di del fare alcune cose e quel modo come è arrivato al governo forse no, uh -huh. però la capacità di gestire alcune situazioni eh, in questa fase dimostra capacità eh, ed autonomia, bisogna capire quanto durerà. Voi come comune avete segnalato la scuola che andrebbe in qualche certo, modo riqualificata? Certo, certo, abbiamo segnalato immediatamente una scuola nel centro storico che ha una tradizione lunga, eh, ha bisogno di, di un, tutta una serie di attività di manutenzione, l'abbiamo fatto immediatamente. Lei di Renzi invece cosa ci dice? Io di Renzi, pur essendo renziano, eh. credo che il miglior giudizio sarà quello che verrà dato poi concretamente sui risultati che il governo nazionale riuscirà ad avere nei prossimi mesi. Ma ha usato un po' troppo, forse è andato troppo in avanti? O... Fa parte del suo stile e della sua storia politica, Io questo non, non mi preoccupa né lo giudico, bisognerà giudicare il governo Renzi tra un anno, un anno e mezzo per vedere concretamente che benefici ha portato all'Italia. Io spero che i sei mesi di Presidenza dell'Unione Europea. Eh, rappresentano anche una valvola di sfogo importante, una boccata d'ossigeno perché ne abbiamo veramente bisogno. Ha segnalato anche lei la scuola da riqualificare sì, a rapidamente? La scuola storica, quella eh. vicino al comune, eh. dove andava... Io sono andato direttamente scuola. o ha mandato una mail? No, no, ho mandato una mail anche se, dico, posso spingermi anche con qualche messaggio, però per questo eh. ho mandato solo una mail. Che le risponde? Cioè cosa ho ogni, tanto, Twitter ogni, o SMS? ogni tanto risponde. <ride> ogni tanto risponde. Ecco cosa le chiede. Ma ah, io dico non chiede niente, soprattutto chiediamo. Ma no, cosa no? chiede lei a Renzi? No, io chiedo soprattutto, speriamo di avere qualche risposta concreta. Eh, qualche risposta l'ha data, insomma, anche via Twitter o via sms. Eh, generalmente finora ha dato quella delle campagne elettorali, aspettiamo ora <ride> anche quelle <ride> amministrative. Senta, invece volevo chiederle un giudizio sul governo Crocetta, tanti si aspettavano molto di più e anche il PD è stato ed è particolarmente critico nei confronti del Presidente della Regione. E io all'interno del PD sono quello tra i deputati più critici, ma, perché, ma non per dei preconcetti, credo che fa parte della mia storia politica personale e anche della, mia, della storia di ognuno di noi, io sono una persona particolarmente frangeschietta e quindi al Presidente non le mando a dire. Ritengo, cosa rimprovera Crocetta? Eh, rimprovero forse che certe volte ha cercato troppo l'annuncio piuttosto che il fatto concreto, abbiamo bisogno tanti, di tanti fatti concreti, lui ce la sta mettendo tutta, però con la stessa franchezza dico che sono fiducioso e speriamo che il peggio è passato e riusciamo nei prossimi anni a migliorare perché la gente se, se l'aspetta, la Sicilia lo merita i siciliani pure. A breve ci sarà questo rimpasto, questo azzeramento della Giunta come chiede il segretario del suo partito, il segretario regionale. Io non, non credo. Questo bisogna chiederlo a crocetta. fa parte proprio Lui questo. Dice di no, insomma, dice che non, non si può pretendere un azzeramento. Io però devo dire che ci sono gli assessori che secondo me stanno facendo un buon lavoro. L'assessore Marino soprattutto, l'assessore Borsellino, l'assessore Bartolotta, Cartabellotta, ci sono gli assessori che stanno facendo un buon lavoro. Altri che forse. Eh, o si occupano di materie che non proprio sono congeniali oppure ancora non hanno trovato il ritmo giusto. buona cosa, sì. Io ho mandato un'altra lettera... È <ride> un successiva, quella sì, che avevo mandato do, anche domani. L'ho scritta ieri, non sapevo dell'appuntamento, domani, domani la manderò perché all'improvviso, ma faccio un appello al deputato regionale, all'improvviso sì. abbiamo avuto comunicazione che ci sa... Ci sono stati tolti retroattivamente una quota del rimborso per i precari, cioè questa valere sul bilancio del 2013. Retroattivamente significa che già significa ci sono che stati la... dati questi soldi. Cioè no, noi li abbiamo pagati ai precari, i precari vengono pagati per una quota cospicua da parte della Regione e per il resto da parte del Comune. Ecco, sulla quota che ci deve dare la Regione negli ultimi 5 mesi hanno tolto il 6,23%. Significa che noi quelle spese le abbiamo impegnate, non possiamo più tornare indietro avremo un disavanzo di bilancio. Ecco, io mi auguro che eh, il governo ci ripensi e ripristini il contributo per intero. Ecco, faccio l'appello al deputato nella finanziaria bis, tra, tra le tante esigenze. Ma si potrà fare insomma, questo intervento? Ma, ancora aspettiamo tra i tanti annunci che arriva la finanziaria bis, dovrebbe arrivare martedì in commissione bilancio e nella mia commissione che è la terza, quindi aspettiamo di guardare gli atti e vediamo, in mezzo ai, ai tanti problemi che riguardano non soltanto i precari degli enti locali, forestali, purtroppo quello della regione... Io lo vivo da un anno, e un bilancio... le colpe dei padri ricadono sui figli e eh. credo che nel passato qualcuno ha abusato parecchio della disponibilità di gas. Dico però che c'è un rapporto che investe le istituzioni, c'è un principio di collaborazione di buona fede nei rapporti tra l'istituzione e il cittadino, ma soprattutto tra le istituzioni e le altre istituzioni che non può permettere di… Eh, comunicare nel 2014 uno storno di eh, trasferimenti del 2013, quando quelle spese sono state impegnate. Ecco, io mi auguro che ci sia un ripensamento e si ripristini il fondo per intero. Io penso che è un problema anche giuridico, no? Se la regione se sono i contratti che penso io, sì, sì. dove il 90% è a carico è della regione e il 10% è a carico del comune, c'è cioè un obbligo giuridico, quindi la regione deve assumere il pagamento delle aspettanze. Quindi punto e, basta. e' riuscite a conciliare l'attività di amministratore con quella che poi la vostra professione? Lei è commercialista, sì. lei è avvocato, lei si divide per tre, insomma, avvocato, deputato regionale, sindaco? Per quattro, ore, perché sono pure consigliere della città metropolitana, perché i sindaci sono, eh. fanno parte del consiglio metropolitano. E come si fa a conciliare questo? Ci siamo abituati, infatti no, non ho hobby, quindi, perché il mio hobby è il lavoro. Quindi. <ride> Lei Io è... dico sono multitasking, <ride> sì, continuo a lavorare, vivo di quello, non potrei farne a meno. Quindi il pomeriggio sono sempre in studio, spesso con i fascicoli del comune, però, e quindi a, a guardare gli atti, a pensare cosa fare l'indomani. Non potrei fare altrimenti, vivo di lavoro. La famiglia insomma, collabora, apprezza, sostiene insomma, questa vostra attività. Lei ha un figlio già maturo, insomma, 23 anni, eh, la sostiene in questa sua attività? Il mio, sì, mio figlio è stato se, colui che mi ha aiutato di più durante la campagna elettorale. Edoardo? Edoardo è molto esperto dei... Delle attività mediatiche, tutta l'attività su Facebook, ora su Twitter, il sito, eh, ci ha pensato lui. La comunicazione l'ho delegata totalmente a Edoardo, il quale è sicuramente è più avvezzo di me rispetto a questi problemi. La famiglia in questi casi deve essere dotata di grande pazienza. Lei è circondato dalle donne perché oltre alla moglie insomma, ha due figlie, Flamina di 8 anni Sofia di 4 ancora al, contrario. Sono ah, al contrario, se, se ci ascoltano <ride> non di lo 4 per... quindi è e Sofia, Sofia di 8, 8. E cosa ne pensano di questa attività del papà? Giocano con i facsimile durante le campagne elettorali no, vabbè. Sono disinteressato o no, chiedono no, no, ogni tanto? Un tante, po' di sangue insomma, politico scorre nelle vene anche per loro Sofia quando ha fatto il compleanno ha fatto 8 anni e ha fatto un bel comizio di ringraziamento per tutti i miei migliaia per chiudere, vi chiedo un breve commento su quello che è accaduto alla Regione, con tutti questi parlamentari indagati, insomma, rispetto a, delle, a dei soldi pubblici utilizzati per fini privati. Che idea vi siete fatta di questa cosa? Io le dico una cosa: io ho iniziato a fare attività, tra virgolette, politica nel 2010, quando mi chiamarono a Catania. Per scelta etica non ho mai utilizzato nessun mezzo del comune di Catania, non, non sono mai salito su una macchina del comune, non ho mai utilizzato il telefonino del comune di Catania. La stessa cosa ho fatto quando sono a litigiare. anzi, anzi, ho chiesto un sacrificio ai miei collaboratori. Quindi, non ce l'hanno nessuno dei consiglieri comunali, non ce l'ha nessuno degli assessori. Ritengo che la politica debba dare anche dei segnali, soprattutto in questo momento. Ecco, il segnale che è arrivato uh, da quei deputati non è stato sicuramente un segnale positivo. Barbagallo. Eh, io sono un po' più grandista. Anch'io, come il mio collega, non ho mai utilizzato il telefonino del comune o mezzo comunale. Cioè qua Il punto è un altro, che secondo me per, le, per il susseguirsi della legislatura in assemblea... Eh, si è rotto un equilibrio cioè se pensiamo alla sesta, settima, ottava, decima, undicesima legislatura si raccontano ora che sono in assemblea da qualche anno eh, attività di rimborso, rappresentanza, l'espressione rappresentanza intesa in senso lato, buoni benzini e quant'altro non lo so se sono vere queste cose, io credo di sì. Certamente per l'attività che c'è stata nella scorsa legislatura cioè, si è iniziato a mettere un punto fermo, io sono componente del Consiglio di Presidenza, noi ora abbiamo stabilito in modo chiaro e certo quali sono le spese di rappresentanza e quali non sono. Se nel passato questo limite non era stato stabilito... E allora diventa complicato, devo dire anche a difesa di qualche mio collega che se Cracolici viene indagato perché ha comprato le bottiglie d'acqua per darle eh, al personale dipendente del gruppo con le spese di funzionamento del gruppo, io credo pure che tra le spese di funzionamento l'acqua e il caffè. Io Qualcuno posso... ha comprato una borsa Louis Vuitton. E dico, ma là è diverso. L'indagata è la Vicari, dico, e de, e per questo dico: non può assolutamente. Gli attaccanti, i viaggi e quant'altro. dico: altra. non si può fare però di, un, di tutta un'erba. No, assolutamente facile. no. E io no credo, la politica non ne esce bene nel suo complesso. La politica quindi. non ne esce bene, però io spero, credo, anche perché il cittadino poi è sempre un giudice attento, che bisognerà distinguere tra chi ha fatto man basse e chi è che in buona fede eh, ha speso qualche euro per far funzionare dico, una conferenza stampa per pubblicizzare un disegno di legge Dico siamo al limite ma credo che ci deve essere il buon senso nella borsa e nel giocattolo e in qualche, nel diabolic e qualche altra cosa certamente non c'è buon senso noi vi ringraziamo di essere stati con noi vi auguriamo buon lavoro grazie anche a voi che ci avete seguito da casa appuntamento alla prossima settimana grazie a voi